Buonasera, sono Irene Martini di Coop Culture e presentiamo la mostra Figure preziose, illustratori russi in mostra. È un progetto molto ambizioso che l'ATTI, Coop Culture e la Piccionaia Teatro Stabile di Innovazione offrono al più vasto pubblico. Una serie di appuntamenti connessi a questa mostra sono dedicati ai più piccoli e alle famiglie. L'esposizione partirà proprio da domani con l'apertura al pubblico fino alla data del 28 di febbraio. Sono in mostra una sessantina di tavole dei più importanti illustratori russi degli anni 70 e 80. Molte sono le fiabe che queste bellissime tavole ci ricordano e ci evocano, alcune da scoprire, alcune più note al più vasto pubblico e sono apprezzabili per la loro forte valenza artistica, per le diverse tecniche utilizzate, per i colori che immergono in un mondo veramente aperto all'immaginazione, come solo l'illustrazione d'infanzia sa fare. Sono Anna Forlati, sono un'illustratrice di libri per l'infanzia, collaboro da vario tempo con la Teatrio e niente, sono stata molto contenta di collaborare in particolare per questa mostra, per l'inaugurazione, perché è diciamo, un evento che mostra veramente dei tesori dell'illustrazione che ormai non sono più accessibili nonostante abbiano influenzato grandemente appunto, anche gli illustratori europei e italiani in particolare.